penso alla serie Miami Vice, mi vengono in mente strade assolate, mare, occhiali da sole, la spettacolare Ferrari testa rossa, però di colore bianco. Insomma, una serie cult degli anni 80 che diventò un fenomeno culturale per gli abiti firmati da stilisti italiani come ad esempio Armani, Versace, anche la regia magistrale per quanto riguarda la contrapposizione della luce e dei colori. Top l'ambientazione, soprattutto le colonne sonore che fanno riconoscere questo telefilm anche ad occhi chiusi. La trama di ogni episodio ruota attorno a due detective sotto copertura, Sonny Crockett e Rico Tubbs, interpretati da Don Johnson e Philip Michael Thomas, impegnati nella lotta contro il crimine nella città di Miami, Florida. La maggior parte degli episodi è concentrata sulla lotta al traffico di droga, anche perché all'epoca Miami era un punto nevralgico del traffico di stupefacenti, ma non solo, perché comunque gli episodi erano basati anche su altri crimini, come ad esempio il traffico di armi da fuoco, e spesso questi episodi terminavano con sparatorie violente. Miami Vice è una delle serie più costose degli anni 80. In ogni episodio venivano spesi solo $10,000 dedicati ai diritti per i pezzi musicali, pezzi storici e cult dell'epoca. In realtà la serie ebbe enorme presa e successo proprio per il grande coinvolgimento della musica suonata e dei musicisti che ne presero parte, come comparse o altri ruoli. Stiamo parlando di pesi massimi del calibro di Frank Zappa, Miles Davis, Philip Collins, John Hammer, che è stato superlativo nelle colonne sonore. Miami Vice è una serie televisiva statunitense del genere poliziesco, anche se diversa dal genere poliziesco che venivano trasmesse all'epoca. Una serie che aveva trame più mature, anche più reali, ideata da Anthony Yerkovich e prodotta dal 1984 al 1989 da Michael Mann per la rete NBC. La serie è composta da 5 stagioni che sono state mandate in onda dal 1986 al 1990. Ma è il momento di parlarvi delle 10 curiosità di questa serie. Prima curiosità, dovete sapere che la prima stagione non andò benissimo, semplicemente perché la serie fu trasmessa negli stessi orari della titanica serie Dallas. Però fortunatamente a ribaltare la situazione furono le repliche estive, che ebbero un botto di ascolti e diedero la possibilità alla serie di realizzare le serie successive. Ma prima di parlarvi della seconda curiosità, vi invito a iscrivervi al canale, perché molti di voi guardano i video però purtroppo non sono iscritti. Per voi è un piccolo gesto, ma per me è molto importante, anche perché mi incentiva a realizzare altri video come questo. Ringrazio comunque chi lo farà. Seconda curiosità, la città di Miami era però inizialmente contraria a questa serie e quindi a concedere le varie riprese per realizzare il telefilm, per via del brutto momento che stava attraversando, soprattutto a causa del traffico di droga che in quegli anni si stava espandendo a macchia d'olio, poiché l'amministrazione temeva infatti che tali problematiche cittadine venissero amplificate dalla serie e che ciò potesse avere un impatto negativo sul turismo. Ma in verità è stato il contrario, perché adesso si tratta di una zona molto costosa e che è stata comunque rivalutata, e tutto questo grazie a questa serie. Terza curiosità, dovete sapere che la famosa Ferrari testa rossa di colore bianco in verità era una replica. Insomma, una replica della Ferrari 365 GTS 4 Daytona Spider, che era stata replicata attraverso un kit su una Chevrolet Corvette, praticamente una brutta copia. E quando la Ferrari si accorse di questa replica, decise di regalare due Ferrari autentiche, però al patto che la replica fosse distrutta durante un'esplosione, e così fu. Sì, la scena dell'esplosione avvenne, ma fu distrutta un'altra auto, però questa è un'altra storia. Quarta curiosità, che riguarda sempre l'iconica Ferrari. Le due Ferrari regalate alla produzione erano di colore nero, però la produzione le cambiò per esigenze di regia. Infatti il colore bianco era molto più evidente nelle scene notturne. Quinta curiosità, dovete sapere che
come è successo anche per le serie cult degli anni 80, anche su questa serie è stato realizzato un film che è uscito nel 2006, diretto da Michael Mann e che è basato sulla famosa serie omonima. Indovinate un po', il film è andato male. Del resto, come i film di tante serie cult degli anni 80. Sesta curiosità, il musicista Jan Hammer, che ha realizzato le varie colonne sonore per la serie, quando pubblicò l'album contenente tutte le canzoni della serie, l'album andò a finire in vetta alle classifiche per quasi 3 mesi. Settima curiosità, come vi ho già anticipato all'inizio del video, questa è stata una delle serie più costose degli anni 80. Pensate un po' che ogni episodio costava circa $1.300.000. Ottava curiosità, dovete sapere che in quegli anni il noto marchio di occhiali da sole Ray-Ban non se la passava bene, però grazie a questa serie, visto che uno dei protagonisti indossava i loro occhiali, la Ray-Ban ebbe un grande successo e così si apprestò subito a rifornire i suoi occhiali alla produzione, del resto come tanti altri marchi. Nona curiosità, dovete sapere che Miami Vice è stata la prima serie a portare sulla TV tecniche cinematografiche di alta qualità. E a completare tutto c'era la colonna sonora che comprendeva i vari successi di quegli anni. Decima curiosità, questa serie così glamour riuscì ad influenzare significativamente la moda maschile di quegli anni, soprattutto lo stile della t-shirt di Armani sotto la giacca, sostituendo così la classica camicia. Un look che anche oggi viene ancora utilizzato. Siamo arrivati alla fine di questo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa serie e che ricordi avete. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!